Ciao ragazze e bentornati nel mio canale. Oggi parleremo della acqua micellare di Erboristica d'Atenas, oro di Baobab. Questa qua. E ora vi mostro l'inci. Ne ho sentito parlare talmente male di quest'acqua micellare, ma alla fine l'ho beccata tra le mie scorte e ho detto: oh, c'è un po' d'acqua. E ho detto: no, ce l'ho anch'io quest'acqua micellare. Bene, l'ho acquistata da Attigota in offerta, pagata 4,95 euro, però non me lo ricordo, non ne sono proprio tanto sicura, ma comunque è un'acqua micellare che si trova facilmente a Attigota. Questa è un'acqua micellare struccante e rigenerante, sono 200 ml di prodotto, 12 mesi di PAO. Vegano, che è testato al nickel, cromo, cobalto e basta. Impatto ambientale zero, senza coloranti, parabeni, silicone, derivati petrolchimici. Quindi è un prodotto con inci accettabile, verde. Allora, io sono arrivata qua. Non so se potete vedere, sì, qua. Quindi ne ho utilizzata un bel po'. Allora, intanto mi piace tantissimo il pack perché ha la sua pompetta, quindi vi permette di pigiare tranquillamente e non andare a sprecare prodotto. La profumazione è una profumazione di corteccia di un albero, quindi vi deve piacere. Non è molto invadente, molto delicata, ma comunque si sente questa profumazione. Meno male che non permane sulla pelle o comunque tanto va risciacquata. Qua c'è scritto: non necessita di risciacquo ed è ideale per le pelli sensibili. Qua mi si apre il mondo, ragazze. Allora, partiamo dalla base. Come strucca questo prodotto? Allora, questo prodotto strucca molto bene. Mi piace come strucca, mi toglie tutti i residui del make-up. Cioè, se io passo con il dischetto dopo aver fatto bifasico, salviettine struccanti, poi passo con l'acqua micellare, mi toglie i residui del trucco molto in maniera molto generale, nel senso mi toglie il grosso, perché ovviamente dopo io vado con latte e detergente. Quindi mi piace come strucca perché toglie veramente tanto tanto trucco. Il dischetto rimane bello zozzo. Se utilizzo il trucco non bio, magari quello pesante, lo toglie bene, e se utilizzo il trucco bio ancora meglio. Con il trucco bio potrei anche evitare di utilizzare poi latte detergente volendo. Però ragazzi, che cosa vi devo dire di questo prodotto? La cosa importante è che quest'acqua micellare brucia come il diavolo la pelle, brucia tantissimo. Non è un effetto immediato. Io pigio sul dischetto, vado a pulire e fino lì ok, poi in giro di 2 secondi la mia pelle inizia a bruciare, ma a bruciare, va proprio a fuoco, mi crea dei rossori assurdi e la sensazione anche di calore. Quindi, quando ho riscontrato questa cosa, ho detto: Dio, adesso come faccio? Magari ho avuto la pelle leggermente sensibile quel giorno e magari mi ha fatto questo effetto. Riprovo la stessa cosa, riprovo ancora la stessa cosa. Allora ho detto: allora sei tu che mi fai bruciare la pelle. La cosa mi fa veramente ridere, oltre che vabbè ad arrabbiare, perché c'è scritto ideale anche per le pelli sensibili. Ragazzi, io non lo so, io ho la pelle normale, che in questo periodo è secca, ma ormai lo sapete. Ho la pelle sensibile o la pelle reattiva, questo prodotto è come la lava sul mio viso. Fortunatamente non mi ha provocato, diciamo, i rossori permanenti, non mi è andato a seccare la pelle, non me l'ha andata a desquamare, non mi ha fatto uscire dei brufoli, delle schifezze, non mi è andato proprio ad infiammare la pelle, però brucia tantissimo sul viso. Qua c'è scritto senza risciacquo, ma anche no, perché se io non lo risciacquo non so che cosa devo fare, divento rossa come una aragosta. Sugli occhi non l'ho provato ovviamente perché, ragazzi, se sulla pelle brucia, aiuto. Sugli occhi secondo me mi dovrò cavare gli occhi o comunque no.
Quindi è un prodotto che io assolutamente non mi sento di consigliare. L'ho voluto provare lo stesso perché anche se ho sentito delle recensioni molto negative, ho detto ma magari sulla mia pelle no, però io devo smettere di dire magari perché la mia pelle, se io sento che su una pelle normale mi sta brucia, figuriamoci sulla mia che è sensibilissima e reattiva. Quindi non la consiglio. Le ragazze che io seguo su YouTube che l'hanno recensita male hanno riscontrato la stessa azione, lo stesso bruciore, e loro hanno la tipologia di pelle diversissima dalla mia, e che dire, brucia la pelle, quindi io non ve lo consiglio, anche se come potere struccante mi piace davvero davvero molto. Mi piace il fatto che è un prodotto da supermercato, che è un prodotto low cost, che è un prodotto con un buon inch, ma ragazze, se non bruciasse come il diavolo io potrei andare anche a ricomprare, anche se l'odore non è che mi piace tantissimo. Però ci passo su perché è veramente un buon potere struccante. Però brucia, brucia, e io non lo andrò a ricomprare, non ve lo consiglio. Poi ognuno fa quello che vuole, se lo volete provare come ho fatto io, provatelo. Però sappiate che c'è il rischio che vi vada a bruciare la pelle, perché secondo me all'interno c'è proprio qualche pecca nella formulazione, perché non è possibile che bruci su una pelle grassa, bruci su una pelle mista, su una pelle normale e sulla pelle secca sensibile come la mia, ragazzi, brucia. E niente, fatemi sapere se voi l'avete provato, che effetti avete riscontrato, e soprattutto se esiste una persona che ha provato questo prodotto senza nessun disagio. Io ti voglio conoscere, voglio sapere chi sei, perché ragazzi non è possibile. Io vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!